Iniziamo da Open, così non parliamo un attimo di pallavolo. Quante pagine hai letto di questa biografia in questi primi giorni dell'Europeo? Ho letto 200 pagine in due giorni, mi ha preso tantissimo. Comunque Agassi per me è un grandissimo atleta e poi ho scoperto insomma tutto il retro che noi atleti viviamo, comunque le ansie, e io mi ci ritrovo tantissimo in lui, così giovane, anche lui sbattuto subito in un mondo più grande di lui, in questa realtà grandissima. Anch'io comunque quando entro in campo alla fine non è che ho paura, però insomma davanti insomma vesto questa maglia che per me è il sogno di una vita, quindi e sentire anche lui che comunque aveva gli stessi timori che ho io mi fa andare avanti, mi fa lottare tutti i giorni come ha fatto lui. Come stai vivendo questa esperienza? In poche settimane ti è cambiata l'estate, ti è cambiata un po' la vita? Tutto, io ho fatto semplicemente 2 anni da titolare in A1 e poi mi sono trovata in nazionale, tutti i liberi sono infortunati, alla fine ho giocato tutta l'estate, mi sono trovata titolare all'Europeo, cioè meglio di così non poteva andare. Mi dispiace solo che non sono diciamo al top fisicamente perché ho qualche problemino, però va bene, l'importante è esserci e contribuire per le vittorie di questa squadra, che sicuramente può fare tanto. Ieri abbiamo visto tanta difesa, anche oggi, ancora ricezione, sei esclusa, una scelta tattica, come ti trovi in questa situazione? Alice, dai. Beh, sicuramente mi dispiace, però alla fine con i problemi fisici che ho anche di gambe, non è che sono molto mobile, diciamo, però 3 grandi ricettrici che è giustissimo che ricevano, niente da dire. Senti, domani la Turchia, veniamo invece alla pallavolo giocato a spicciola, oggi la Turchia ha perso, vi aspettate dei regali? Speriamo, speriamo. Noi sicuramente tra le 3 è la squadra che mi aveva più impressionato la prima giornata e poi oggi ha perso 3-0, non sappiamo, non abbiamo ancora visto niente perché non la davano in TV e non l'abbiamo vista, quindi non ho idea di cosa sia successo, però io l'avrei data tra le favorite all'inizio, quindi vediamo, vediamo domani il video, vediamo come va. Poi avrai magari un giorno libero per finire il libro. Sì, magari, magari, mi mancano ancora 200 pagine, voglio finirlo.